Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, bonjour mia family. Come al solito inizio il vlog dal lettone perché è la cosa che mi piace di più e quando fuori fa freddo non voglio mai alzarmi e uscire da sotto le coperte, quindi mi piace fare queste intro appunto dal lettone. Comunque, allora ragazzi, qui piccolo aggiornamento. Ieri ci hanno comunicato che da venerdì, quindi da domani, sarà attivo il coprifuoco per la prima volta in Olanda dalle 20:30 o dalle 21, non mi ricordo, no, mi sa dalle 20:30 alle 4:30 del mattino, che in realtà non mi cambia tantissimo perché raramente sono fuori dopo quell'ora visto che è tutto chiuso, perché qui appunto i ristoranti hanno chiuso già ad ottobre, inizio ottobre. E i negozi a fine novembre, come vi dicevo nell'altro video. Quindi in realtà dopo le 20 tutto è chiuso, supermercati compresi, anche se di solito li tengono aperti fino alle 21, mi sa che adesso li chiudono già alle 20, quindi non cambia tantissimo, però è un pochino strana questa cosa del coprifuoco per me, perché non l'ho ancora sperimentata io, se non un paio di giorni quando sono stata in Italia l'ultima volta, se non sbaglio, c'era il coprifuoco attivo, però proprio per 2 giorni, quindi non l'ho mai sentita, non l'ho mai sperimentata appunto questa cosa, quindi per me è praticamente una novità, ma per il resto non ci sono stati altri cambiamenti, altri, a parte che io non lo sapevo neanche, cioè me l'hanno detto ieri, io non ne sapevo nulla, calcolate. Ma 3 giorni fa c'è stata una manifestazione tipo con 5.000 persone, polizia e scontri abbastanza, ho visto delle scene abbastanza brutte e mi ha un po' lasciata perplessa questa cosa, perché se da una parte capisco la frustrazione di chi ha esercizi commerciali e quindi deve tenere chiuso, dall'altra però penso che non sia giustificabile la violenza in ogni caso, né da una parte né dall'altra mai. E tra l'altro il fatto che ci sia un virus, una pandemia in corso, fare una manifestazione con 5-6 mila persone, perché così da quanto ho capito hanno detto che questo era il numero di persone presenti, ho visto le scene, c'era veramente tanta gente. Non capisco come, cioè nel senso, manifestare per uscire prima da questa situazione perché non sopportano il lockdown, però d'altra parte si riuniscono in 5.000 e non fanno che peggiorare la situazione. Cioè è difficile, sono tempi difficili per tutti, però quando vedo, cioè, vedere tutta quella gente accatastata, ammassata, senza mascherina, mi ha fatto, il pensiero che mi è venuto è stato, ecco, un mese in più di lockdown per colpa loro. Perché, vabbè, comunque, sì, io non ne sapevo nulla. Notare poi, me l'hanno detto ieri, io, ma veramente, ma quando? Cioè, tipo, io non ho sentito niente, anche perché non era nella mia zona, che per fortuna è una zona tranquillissima. E scontri sono stati, se conoscete Amsterdam, nella zona dei musei, quindi vicino al Concertgebouw, che è la sala dei concerti, e vicino al museo di Van Gogh, al Rijksmuseum, che è anche brutto vedere una città così bella con questi monumenti così meravigliosi, giganteschi, rovinata da fumogeni, insomma, da questi scontri. Quello che mi sconcerta di più è che appunto si cerchi di risolvere le cose con la violenza, che in realtà non è e non sarà mai la risposta, perché genera solo altra violenza e appunto in questo caso abbiamo anche peggiorato la situazione, perché prevedo che tra 2 settimane, dato il tempo di incubazione, tra 2 settimane risaliranno i contagi, quindi vabbè. Comunque oggi è giovedì, è l'ultimo giorno che filmo, per me venerdì e sabato invece sono giorni off e non vedo l'ora domani perché vado in piscina almeno, cioè non so se prenotare uno slot da 2 ore o prenotarne due da 4 ore, perché è bellissimo, la piscina è tutta per me, io mi metto la musica ed è fantastico, quindi aspetto il weekend con ansia, perché quando lavoro raramente riesco a prendermi 2 ore per stare in piscina e a rilassarmi. Se so che ho cose da fare,
non ce la faccio rilassarmi, quindi aspetto il weekend ed è bellissimo. Comunque, mia family, fuori c'è. Allora, il tempo è nuvoloso e c'è un vento fortissimo. Lo vedo perché le nuvole si muovono velocissime. Vi faccio vedere. Non so se riuscite a vederlo che si muovono, ma si muovono molto velocemente le nuvole. E questo significa che c'è vento fortissimo. Ma noi, in barba al tempo, usciremo per prendere uno. Il mio solito caffè e latte, ok? E oggi voglio andare da Pluck in quel posto in cui non siamo riusciti ad andare la volta scorsa, che poi ragazzi mi sono resa conto, non ho guardato al momento su Maps, mi sono resa conto tornando a casa che quel posto è praticamente due vie più in là, insomma, perché ce ne sono due, appunto, uno era chiuso, ma quello aperto era vicinissimo, quindi in realtà non cambiava tanto, saremmo potuti andare anche lì, ma ci andiamo oggi e poi andrò, voglio andare, ho visto che c'è, perché vi dicevo che voglio fare la challenge, mangio 24 ore solo cibo americano, siccome qui ci sono appunto supermercati giapponesi, americani e c'è di tutto, vorrei fare queste challenge, visto che anch'io sono un'appassionata di lingue straniere, vorrei fare queste challenge appunto con cibi dalle varie parti del mondo e vorrei iniziare, non so se con quello giapponese o con quella americana, però visto che c'è un supermercato americano, vorrei andare a dare un'occhiata oggi con voi, quindi e poi basta perché il resto è tutto chiuso, quindi altre cosine non c'è da fare. Adesso mi alzo perché ho sentito i gatti che già si lamentano, perché dovete sapere che se non hanno la pappa, quando mi sveglio subito c'è il delirio e quindi mi alzo, vado a dare la pappa ai gatti e a fare la doccia. Ho aperto un po' la finestra del terrazzo, così lascio areggiare un po' le lenzuola. Ah, volevo farvi vedere, ho anche appeso alla fine il quadro con la mia locandina di Benefit e qui mi piace molto. Buongiorno! Buongiorno gattino tutto bianco e un po' arancione! Buongiorno! Amore mio, sei ancora tutto rimbambolato? Sei tutto rimbambito? Ciao, piccolo patatino mio, ciao, baci, baci. Dov'è gatta Stellina? Dov'è gatta Stellina? Buongiorno, gatta Stellina. Oh, buongiorno, chiacchierona. Sì, adesso la pappa, sì. Buongiorno. Geloso, gelosone, gelosone. Accendiamo il robot aspirapolvere, così nel frattempo pulisce casa. Devo solo spostare questo tavolino quando accendo il robot, perché altrimenti va ad incastrarsi tra le gambe del tavolino e non si muove più, quindi questo dobbiamo spostarlo. E lasciamo il robottino lavorare per noi. Pronta per uscire, mi sono truccata, non ho filmato perché alla fine ho fatto soltanto la base, un po' come ho fatto nell'ultimo vlog, solo la base, sopracciglia e tanto tanto mascara, che è sempre il Lash Freak, che mi dimentico sempre se il nome è quello giusto oppure no. Sì, il Lash Freak di Urban Decay, che è il mio mascara preferito del momento, lo sto adorando. Spara le ciglia verso l'alto e non le appesantisce. E poi come rossetto invece ho applicato di nuovo quello di Wycon che tanto vi era piaciuto nell'ultimo, sa che era nell'ultimo vlog, infatti è un colore veramente meraviglioso. E mi avete chiesto in tanti il nome della colorazione ed è la numero 72, non ha un altro nome, c'è solo appunto il numero 72 che è questo nude rosato veramente bellissimo. Comunque adesso sono pronta, metto il cappotto, ragazzi, le scarpe di Bottega Veneta scomodissime e siamo pronti per uscire. Tra l'altro dopo, ma quando torniamo però, perché prima voglio andare a prendere il mio caffè latte, ma quando torniamo faremo l'unboxing di questo cosina che mi sono autoregalata da Tiffany. Outfit di oggi, ho questo maglione che ho preso secoli fa, se non sbaglio, su ASOS con i miei leggings, quelli felpati che sono sempre stracomodi e caldi. Come borsa oggi ho la mia Antigona di Givenchy che non mettevo da un po', quindi oggi mi andava così e poi gli stivali, quelli di Bottega Veneta. E per stare al calduccio ho il cappotto, il teddy coat morbidoso, pelusciosa di Max Mara.
Pronti, let's go. Ciao gatti. Come al solito nessuno mi calcola. Ciao gatti. A dopo. Pisolino post pappa. Ho fatto una piccola passeggiata e sono. C'è veramente tanto vento oggi, ragazzi. E sono finalmente arrivata. Eccolo qua, Plac. Andiamo a vedere che cosa ci propongono di buono. Vediamo la vetrina, intanto, ragazzi. Allora, qui non c'è niente. Lì vedo qualche torta interessante. Carino. Ho preso un cappuccino mentre la ragazza lo prepara, è molto simpatica. Diamo un'occhiata a questa meraviglia, ragazzi. Muffin, cioccolato e mirtilli. Questa torta meravigliosa a forma di cuore. Hanno il banana bread. I cinnamon rolls. Che meraviglia. Torta di mele. Davvero molto carino questo posto, hanno anche un sacco di cosine per la casa, sto vedendo, non lo sapevo. Hanno anche candele profumate. Preso il mio cappuccino, ragazzi, tadan! E adesso lo sorseggio facendo la mia solita passeggiatina con questo panorama stupendo. Poi andrò al, appunto, American Supermarket perché sono molto curiosa di vedere che cosine ci sono, che cosa trovo. E poi tornerò a casa perché ho un bel po' di lavoro da fare oggi al computer. Qui sembra di essere davvero in piena atmosfera natalizia con tutte le lucine e gli addobbi. Ghirlande, fantastico. Negozio di formaggi immancabile. Ovunque praticamente in Olanda con le forme gigantesche, altre lucine natalizie. Mi chiedo come facciano a crescere i pompelmi con questo freddo, però penso che sia appunto un albero di pompelmo. Tulipani. Questi sono aperti, un fioraio, penso. Mi dispiace un sacco perché ovviamente si deve tenere la distanza, no? 1,5 m dagli altri quando cammini per la strada, almeno ci proviamo tutti. Però mi dispiace perché è un po' brutto, no? Quando vedi una persona tipo spostarti, non lo so. Allora quello che faccio è, cioè mi allontano perché ovviamente dobbiamo farlo, però sorrido, quindi così per far capire che comunque non lo so, penso che un sorriso non faccia mai male, insomma. E ho visto che tutti lo ricambiano, quindi è molto molto bello. Eccolo qua, l'ho trovato, questo è il supermercato americano. No, in realtà vedo adesso che hanno anche cose british, quindi sia inglesi che americane. Entriamo, vediamo cosa troviamo. Oh mamma, devo dire che è gigantesco, questo posto hanno un sacco di roba. Un sacco di roba che non conosco, peraltro, quindi dobbiamo un attimino orientarci perché non so. Sacco di snack, ma io vorrei trovare qualcosina che posso mangiare tipo pranzo o cena, vediamo. Che di snack americani ne ho tanti. Non so che cosa sia la clotted cream, ma sembra molto invitante. Mi dici marshmallow da fare sul barbecue, adoro. Sacco di confetture, ah, i cereali! Cereali, dovrei proprio prendere qualcosa per la colazione, per la mia challenge. Wow, non ho mai visto un pacco di Rice Krispies così enorme. Oh, i Lucky Charms. Questi li conosco, ma non mi fanno impazzire. Secondo me potrei provare tipo questi, che non ho mai visto. Però questi hanno la bandiera inglese, quindi mi sa che non sono americani, sono UK, quindi no. Noi vogliamo cibo americano per la challenge. E questi sono made in USA perché vedo che sono fatti a Chicago. Quindi questi potrebbero andare. Oppure ci sono questi cinnamon toast crunch, anche questi mi ispirano. Che confezione strana. E questi sono anche questi made in USA, Minneapolis. Quindi anche questi potrebbero andare. Sai che prenderò questi. No, vabbè, il Nesquik alla banana non l'avevo mai visto. Non sapevo che esistesse, ho preso quello alla fragola, vi anticipo già per la challenge, ma quello alla banana proprio non l'avevo mai mai visto. E questo che cos'è? Shake and Bake Original Chicken? Ah, questo è un
praticamente per fare tipo il sughetto. Qui per il Thanksgiving, per il giorno del ringraziamento, ti vendono proprio l'intero tacchino. Le McCain sono stra buone. Qui ci sono tutti i famosissimi barattoli della Heinz, salse di tutti i tipi. Oddio, qui ci sono i mac and cheese in barattolo, la pasta già cotta, immagino. Assurdo. Potrei prendere questi, però li ho già simili comunque i mac and cheese. Ah no, ok, questo non so che cosa sia, però è made in England, quindi non farà parte della nostra challenge americana. Pasto pronto al microonde, che questo però UK. Cosine per la challenge americana prese, non vi faccio vedere tutto, ma mission compiuta, missione compiuta. Adesso comunque prenderò un Uber, penso, e così faccio prima e torniamo a casa. Torno a casa giusto in tempo perché sta per arrivare il diluvio universale, ragazzi. Ciao, amore mio, che bravo il mio gattino che viene sempre a salutarmi. Che bravo il mio gattino. Sei tutto bianco? Ah, sei tutto bianco dai tanti baci, amore. Saluta i tuoi fan, gatto dai, perché hai tantissimi fan che ti vogliono bene. Vi mando tanti baci, tanti baci, tanti baci, tanti baci. E guardate che cosa ho trovato nell'atrio giù, che mi lasciano sempre i pacchetti là, vabbè. E questo è, mi arriva, lo vedete dal logo, da Mulac. Quindi preparatevi per una recensione, per un make-up con i prodotti di Mulac. Testeremo assieme, perché ho provato poche cosine di questo brand. Quindi sono molto molto curiosa. Guardate che cosa devo fare io con questo gattino tutto bianco e un poco arancione. Devo prenderlo in braccio perché se no non la smette di fare gna. Tutto bianco lui, gatto Denver. Tutto bianco lui. Come al solito. Cosa c'è? Sì, lo so, è ora della pappa morbida? Gatto Denver mi sta inseguendo in giro per la casa gridando. Adesso vi faccio vedere. Che comunque siamo in anticipo per la pappa, ma ve lo dico, lui inizia a piangere un'ora prima. Vediamo se mi insegue. Immaginavo. Che cosa c'è? Vuoi la pappa? Vuoi la pappa? Ciccione! Ciccione! Andiamo a fare la pappa! Vieni, gatto Denver! Vieni, gatto Denver! Andiamo a fare la pappa! Andiamo a fare la pappa! Andiamo a fare la pappa! Gatta Stellina! Vieni a fare la pappa! Gatta Stellina! Gatta Stellina, aspetta! Lascia fare tutto il lavoro a Denver! Brava piccola. Oggi abbiamo sempre Almo Nature. Mi avete detto che è un brand italiano e si pronuncia all'italiana, quindi Almo Nature sarebbe, penso. Gatto Denver, un secondo, volevo solo dire che cosa vi do. E questa è la pappa al salmone. Sì, la spezzetto sempre un po' la pappa perché il gatto Denver manca qualche dente, poverino. Così mangia più facilmente. Eccoci, eccoci. La pappa, la pappa! Buon appetito! Ed ecco che arriva anche Gatta Stellina a fare la pappa. Per me non è ancora arrivata l'ora della cena perché mi rimetterò adesso al computer. Devo ancora rispondere ad un sacco di mail, sono troppo indietro e devo anche preparare 2 o 3 fatture, quindi ci vorrà ancora un po'. Sto pensando, oggi non voglio ordinare perché ragazzi sto ordinando ogni sera, anche nell'ultimo vlog avevo ordinato, poi ho preso la pizza, quindi oggi cucinerò io qualcosina ma di molto molto easy. Sto pensando, lo so che è molto boring e
noioso, però sto pensando di fare un risotto in bianco, giusto con un po' d'olio e un po' di parmigiano perché devo mangiare un pochino più leggero oggi. Ieri ho veramente esagerato, ho mangiato ragazzi di tutto, le cose che mi sono arrivate, tutte le schifezze, ho mangiato un sacco di popcorn, quindi oggi penso appunto di fare qualcosa di molto molto leggero. Poi stavo leggendo anche i vostri commenti, questo volevo menzionare, stavo leggendo i vostri commenti riguardo l'ultimo vlog in cui vi facevo appunto vedere tutte quelle strane luci, strani fasci di luce, strane cose che avevo visto tramite webcam mentre non ero a casa di notte. In molti mi avete scritto che sono insetti e molti altri mi hanno detto Nicole pulviscolo o magari peli di gatto. Allora, non sono insetti, non ci sono proprio insetti, cioè non ho mai visto niente volare qui e per avere così tanti, cioè ce ne fosse stato uno, dico vabbè, ci sarà una mini mosca che non ho visto, però visto che ce n'erano in alcuni frame anche 4-5 assieme, non lo ritengo possibile, perché se ho 5 mosche in casa, cioè le vedo. Però per quanto riguarda, quindi questo sicuramente non sono insetti. Però per quanto riguarda il pulviscolo, non lo so, mi avete detto che non è visibile ad occhio nudo, che potrebbe essere la videocamera con i raggi infrarossi, non lo so, però posso dirvi la verità, sono andata a vedere i filmati di altre persone con la videocamera che ho io e a nessuno sono comparse queste luci, quindi, boh, cioè nel senso, se si trattasse di pulviscolo non dovrebbe essere presente ovunque in tutte le case, quindi tutte queste videocamere nei filmati avrebbero queste luci, giusto? Però non ci sono, solo nel mio di video, quindi nel mio di filmato, quindi questo non mi spiego, no? Perché voi mi dite, Nicole, il pulviscolo c'è sempre, non si vede. Però perché solo nei miei filmati si vede e nei filmati delle altre persone che hanno lo stesso modello della mia videocamera no? Questo non capisco. E poi mi avete detto peli di gatto no, perché se ce ne volano tanti di peli di gatto, però magari quando li spazzolo, quando giocano, quindi si muovono tanto, in quel momento erano immobili, quindi avere tutti questi peli, perché i peli sono un po' più pesanti della polvere, quindi a un certo punto si depositano, non è che volano così. Pulviscolo onestamente può darsi, però appunto, cioè secondo voi, spiegatemi questo, com'è che nelle videocamere degli altri il pulviscolo non c'è e c'è solo qua? Questo non capisco. Comunque voglio provare a stare, troverò il coraggio, voglio provare a stare al buio e accendere sempre la stessa lucina che avevo acceso in cucina e registrare e allo stesso tempo guardare che cosa succede. Voglio fare questa prova. Magari nel prossimo vlog lo facciamo assieme e vediamo se si ripete questa cosa, se io riesco a vedere qualcosa ad occhio nudo. Altra ipotesi che avete fatto è che si tratti di luci che arrivano dalla casa di fronte praticamente. Allora, però, numero uno, era molto tardi di notte. Numero due, io sono spesso sveglia, lo sapete, edito i video di notte, sono comunque sveglia di sera tardi e non vedo mai luci che entrano, a nessuna ora, neanche di sera in realtà, ma soprattutto qui non c'è niente, davanti al mio soggiorno perché c'è solo una casa di fronte, ma inizia praticamente là, ecco, inizia lì la casa, quindi qui non avrebbe senso, cioè qui in linea d'aria non c'è assolutamente nulla, ma anche se si trattasse dell'altra casa, perché comunque una finestra si vede, eccetera, avrebbero dovuto avere tipo 5 luci laser puntate qui, perché altrimenti come si spiega? Non lo so. Cioè, secondo me questa non è molto plausibile come spiegazione, secondo me è più plausibile il fatto del pulviscolo, però appunto qui vi ripropongo la domanda che vi ho già fatto 700 volte, come mai negli altri filmati di questa videocamera non c'è questo pulviscolo, cioè, o c'è solo a casa mia pulviscolo, anche se ho la casa super pulita, ho un sacco di pulviscolo, non lo so, cioè non lo so, non voglio convincermi che si tratti di qualcosa di paranormale, però io mi tranquillizzo pensando che se è qualcosa di paranormale, deve essere qualcosa di molto positivo, perché io ho solo sensazioni positive in questa casa, quindi, o magari ragazzi è solo pulviscolo, cioè io non lo so veramente, però quando ho visto quei filmati in videocamera mi è venuto veramente un mezzo infarto, ero lì che pensavo, ma cos'è sta roba, cioè, ma cos'è sta roba, quindi adesso mi sono un pochino tranquillizzata, anche se voglio assolutamente cercare di riprodurre, cioè faremo un esperimento, voglio riprodurre tutte le esatte condizioni
e voglio mettermi qui al buio e vediamo. Vediamo, ma nel prossimo vlog. Ci penso ancora su un attimo su questa cosa. Vedremo nel prossimo, perché se mi succede che sono seduta al buio e inizio a vedere sul cellulare tutte queste luci, un po' di strizza stare qua da sola mi viene, devo essere onesta. Vabbè, ragazzi, comunque ci penseremo. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Secondo voi ha senso che io provi a fare questo esperimento oppure no? Boh. Allora, continuo a rispondere alle email e ci vediamo tra poco. Ok, ho messo a scaldare l'acqua per il risotto e alla fine farò appunto un risotto in bianco, assolutamente niente di speciale oggi. Volevo farvi vedere, a parte Gatto Denver che grida incessantemente: sì, amore mio, sei bellissimo e sei sempre tu il protagonista di tutti i video. Sei solo tu? Sì, solo Gatto Denver è la star. Per farlo stare buono gli do questo snack all'erba gatta. Vieni Gatto Denver, vieni Gatto Denver, prendilo Gatto Denver, prendilo Gatto Denver. La velocità massima di Gatto Denver che manco corre, semplicemente cammina un po' più veloce. Gatto Denver, sei di una pigrizia unica. E sei a forma di pera. Volevo farvi vedere, avete visto il quadro che ho appeso in camera, però volevo farvi vedere che ho appeso finalmente anche il quadro di Gatto Denver con la Louboutin, che deve stare assolutamente sempre nella mia cabina armadio. L'ho messo qua. E qui invece ho messo quello di Prada, che è simile a quello che ho in soggiorno, ma quello che è in soggiorno è dorato e effetto marmo, questo invece è bianco e nero. Ve le faccio vedere anche qui perché me l'avete chiesto in tantissimi. Le striscioline adesive che uso per appendere i quadri, sono dei chiodi adesivi, quindi non rovinano il muro, sono queste e le trovate su Amazon. Io le ho prese su Amazon. Mi chiedete anche se poi il muro si rovina quando si tolgono, e assolutamente no, le ho tolte tutte dalla casa vecchia e il muro era perfetto, super super consigliate. L'unica cosa, dovete stare attenti ai chili, questi appunto sono quelli più forti da 2 kg. Ovviamente se avete un quadro che è più pesante ne mettete tanti, tipo io su questo della Torre Eiffel ne ho messi, se non sbaglio, 6. Basterebbero anche 3 o 4, ma io per sicurezza appunto ne ho messi 6. Quelli piccolini, tipo questo appunto che è l'altro di Prada. Qui ne ho messo solo uno perché è super leggero, però le cornici e cioè la cornice e la parte frontale sono in plastica. Se sono in vetro, ovviamente sono più pesanti, però per il resto queste sono veramente favolose. Nel frattempo che aspetto il risotto, sto mangiando, sto sgranocchiando, ho mangiato una sottiletta che io le prendo per cucinare, però alla fine, cioè, finisce sempre che le mangio così direttamente. E poi sto mangiando anche le mie solite olive verdi. Il riso è pronto, aggiungo solo ancora l'olio d'oliva mescolata ed è pronto, ragazzi. Oggi cenetta veramente veramente light. Aggiungo il parmigiano. Voilà. Buon appetito, ragazzi. Ok, mi sono messa comoda nel frattempo e mi sono anche struccata. Questa, tra l'altro, è la nuova tuta di The Pangaea che ho preso, come l'altra azzurra che ho. Questa invece di questo bellissimo blu elettrico. Ho preso anche qui la versione con il cappuccio. L'unica cosa, ragazzi, è che queste tute mi piacciono tantissimo, sono comode, calde, le adoro e le fanno in tantissime colorazioni molto belle. Il problema è che adesso, essendo usciti gli UK dall'Unione Europea ed essendo questo un prodotto inglese, la seconda volta che ho fatto l'ordine, quindi con questa, ho dovuto pagare la dogana e non mi ricordo esattamente il prezzo della tuta, siamo sui 230, credo, forse qualcosina in più, non mi ricordo esattamente, però fatto sta che ho pagato 110 euro di dogana. Quindi, onestamente, nonostante mi piacciono tanto, non penso che le prenderò ancora. Non so se,
perché io abbia pagato così tanto di dogana, perché di solito va in percentuale su quello che spendi, ma stavolta era praticamente il 50% di quello che ho speso, è parecchio, però mi piacciono tantissimo, ma appunto non penso che ne prenderò altre solo per questo motivo. E adesso con il mio animale spirito guida sempre presente. Amore mio! Fai miau silenziosi, gatto Denver. Volevo farvi, anche se non è ideale qui l'illuminazione, non ho acceso le luci in questo momento, vi voglio fare l'unboxing appunto della cosina di Tiffany che finalmente riesco ad aprire con voi. Volevo assolutamente farlo in un video, non volevo fare l'unboxing prima, l'ho aspettato tantissimo, è stato molto difficile perché mi è arrivato comunque una decina di giorni fa. Era teoricamente, faceva parte dei miei regali di Natale, anche se in realtà l'ho preso dopo Natale, però l'avrei inserito in quel video, ma mi è arrivato un po' in ritardo perché questo articolo è sold out sul sito, ma chiamando la boutique, tra l'altro, non mi ricordo, mi sa che si chiamava Francesca, simpaticissima del servizio clienti Tiffany, che mi ha riconosciuto e insomma mi ha detto che mi segue, mi ha fatto molto molto piacere. Sono stati molto anche bravi loro ad aiutarmi a trovare, perché mi hanno messo poi in contatto con la boutique di Amsterdam che aveva ancora qualche pezzo della mia taglia. Quindi questo è il pacchettino, questa è la borsettina e questo invece è semplicemente lo scontrino. E questo è appunto il pacchettino del bellissimo colore turchese. Spacchettiamo. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Immancabile musichetta, anche se non è un video haul, ma mi parte automatica, ragazzi. Scatolina con logo. Ta-da! E questa è la scatola. Non me l'aspettavo così, devo dire. Nera in velluto, semplice, semplice. E questo è l'anello. Non mi ricordo esattamente il nome, magari ve lo scriverò qua sotto, però appunto è già sold out, ma è l'anello in oro, c'è anche argento e oro rosa. Forse argento è ancora disponibile e questa è la versione più sottile. C'è un'altra versione, ma era un pochino troppo spessa, non mi piaceva e quindi appunto ero alla disperata ricerca di questo anello. Spero di aver preso la taglia giusta, ragazzi, vediamo perché voglio indossarlo su questo dito. Sì, è decisamente, decisamente la misura giusta. È davvero bellissimo, è più bello di quanto io mi aspettassi. Sottile, elegante e perfetto da abbinare ad altri anelli. Lo adoro, è bellissimo. Ma vi devo raccontare la storia di questo anello. Praticamente l'ho visto in boutique da Tiffany a Milano quando sono stata con la mia amica Valentina ad un evento di Dior. E penso che fosse fine 2018, una cosa del genere, quindi un po' di tempo fa, e l'ho visto in boutique. Stavo per prenderlo, non so come mai, poi mi sono detta posso sempre ordinarlo via internet, forse eravamo di fretta, non mi ricordo, fatto sta che l'ho lasciato lì. E poi sotto Natale l'ho rivisto sul sito Tiffany perché mi ero completamente dimenticata di questo anello e mi sono ricordata quanto mi fosse piaciuto quando l'avevo visto a Milano. Non l'avevo, ah no, mi sa che non avevano la mia taglia, mi sa che era questo il problema, perché altrimenti l'avrei preso subito. Sa che ce l'avevano però in rose gold, quindi in oro rosa, ma io volevo la versione oro e qui in boutique ad Amsterdam c'era, però appunto essendo le boutique chiuse ho dovuto chiamare il servizio clienti, però sono riusciti, sono stra stra felice, ragazzi. Ho, non so come mai, ma tutti gli anelli che ho mi stanno o sull'anulare o sul medio e non avevo praticamente, a parte un paio, anelli da mettere sull'indice, quindi sono troppo contenta, è meraviglioso. E appunto c'era la versione anche un pochino più grande, solo che secondo me questa è molto più elegante, visto che voglio abbinarlo ad altri anelli. Sono troppo troppo contenta di averlo trovato. Quindi questo è l'unboxing di oggi. Adesso lo tolgo perché, come sapete, a casa non indosso mai nulla e già il fatto di avere il mio Love di Cartier è strano per me, perché appunto ho sempre tolto tutto, ma questo si toglie con il cacciavite, eccetera, quindi è ben saldo e non lo tolgo mai, però per il resto questo lo indosserò domani. E adesso, visto, c'è
c'è il logo qui all'interno dell'astuccio e l'ho preso con la parola love perché è un po' un regalo per ricordarmi il self-love, cioè di volermi bene. Quindi mi è sembrato veramente perfetto per celebrare un po' questa mia rinascita. Non lo so, specialmente dopo il lockdown che ho fatto da sola, mi sento 1000 volte più forte e quindi non lo so, ci stava tanto. Quindi sono molto contenta di questo. Questo fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi. E io adesso andrò ad editare questo video, quindi il vlog di oggi, così sarà online domani, punto alle 17:30, perché voglio sempre caricarli la sera prima, così per qualsiasi cosa, se dovesse succedere qualcosa, sono sempre in tempo poi la mattina appunto a risolvere. Quindi voi vedrete questo video domani che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Buon weekend, mia family, vi mando un bacio gigantissimo, vi abbraccio fortissimissimissimo e vi aspetto lunedì alle 17:30. Ciao.